Buongiorno, una vera cartolina, una vera chicca, non ci siamo mai stati, l'abbiamo voluto farvelo vedere perché nel nostro tour dell'Ario con Mondo Turistico stiamo spaziando un po' da tutte le parti. Questa, signori, è una cartolina di una giornata meravigliosa al confine tra Italia e Svizzera. Di là c'è Lugano, qui siamo in Valsolda, siamo a Castello di Valsolda. Esatto. Brian, buongiorno, Buongiorno a buongiorno a tutti, te carissimo. Dove ci buongiorno. hai portato oggi? Al confine Oggi del sì, mondo, vi ho portato cioè a su un terrazzo Valsolda. naturale Sì, meraviglioso, sì, sì, ragazzi, sì. guardate, spettacolo vero. Sperone di roccia, sì, vi faccio vedere un po'. Noi siamo sul lago di Lugano, Ceresio. Davanti a noi c'è proprio il confine tra Italia e Svizzera. Questo è il comune di Valsolda, l'ultimo comune italiano prima della Svizzera. E quello che vediamo da qui, Castello, è il paese di Albogasio e sotto il paesino di Oia. Esatto. Quindi Oia, dove si ambienta anche il piccolo mondo Il antico piccolo mondo di antico Fogazzaro, scritto lì. ma si ambienta anche qua a Castello, perché ad esempio la chiesa che stiamo per vedere, che è quella di San Martino, diciamo che lì si ambienta una parte anche del piccolo mondo antico, il matrimonio. Allora, vi Sì. ricordo che Valsolda si trova appunto proprio al confine tra Italia e la Svizzera, una zona meravigliosa, qui ambientato appunto il piccolo mondo antico e qui questa chiesa, che è la chiesa appunto di San Di San Martino, Martino è la chiesa di c'è un San qualcosa di Martino. spettacolare all'interno. Sì, Perché la chiamano la chiamano la Cappella la Sistina Cappella della Sistina della Lombardia, Lombardia? Perché? perché tutta la volta è affrescata da Paolo Pagani. Paolo Pagani è un valsoldese, veniva da Castello e nel 1696-97, dopo essere stato in tutta Europa a dipingere, torna qui e affresca la chiesa di Allora, Maria Valsolda. Maddalena dice: buongiorno Marco, che Sì. meraviglia, ma attenzione Maria Maddalena, il bello deve ancora venire quando adesso entriamo. Intanto, Sì. beh, certo, qui è uno spettacolo meraviglioso, ragazzi, la Valsolda, gioiello straordinario, piccolo mondo antico, come Antico, ci scrive Ettore. esatto. Un saluto anche a Pasquale, un Sì, saluto sì, sì. a Elga, dice la mia piccola patria, poi Esatto. Tiziano, Daniela, Cristina, Tamara, Elga, Cavoli, Augusta, poi quanti? saluto Melissa, Isa, un saluto anche a Tamara, buongiorno a tutti, Anna Maria, un'altra scoperta, dice meravigliosa del nostro lago, Bene, perché Anna Maria, bene, lei che ci segue bene. da Sì. Bergamo, devo dire che in effetti, Sì. quando si potrà, cara Anna Maria, Sì. sempre in giro, dice Matteo, eh sì, per far vedere le cose Certo. belle, caro Giusto. Matteo, guarda che spettacolo oggi, Sì. veramente bellissimo, E grazie noi Brian. questo piccolo mondo stiamo cercando un pochino di promuoverlo, grazie all'amico Filippo Colombo, che salutiamo. Filippo, Ciao, ciao, buongiorno, ciao buongiorno a Marco. te. E lui che cosa fa? Mi occupo di un progetto di sviluppo turistico territoriale per le cinque valli intorno al lago Ceresio, dalla parte comasca del lago Ceresio. Che è Ecco. questa qua. Praticamente Valsolda, Varrezzo, Val Cavarnia, Val Sanagra e Val d'Intelvi, il versante nord della Val Che d'Intelvi, sono certo. zone, voglio dire, un po' dimenticate Esatto, per noi esatto. che Sì. veniamo da Un po' Como, dalla città, sotto, un po' colpevolmente, aggiungo, ma sì, si potrebbe fare di più, bisogna cerchiamo di valorizzare rimediare meglio. oggi in minima parte perché avete un paesaggio meraviglioso, eh? Certo. Abbiamo veramente una enorme fortuna di avere delle potenzialità e delle risorse naturali e storiche, artistiche incredibili, veramente. Siamo purtroppo, come abbiamo detto in questo momento, siamo un po' sottotono rispetto E al poi lago di vabbè, Como. purtroppo c'è anche il Covid che non vi ha aiutato, Sì, certo, sì, certamente, ovvio. vabbè. Ultimamente però, ecco, una cosa positiva di questa situazione è che il turismo sta cambiando. Sta cambiando, avvantaggiando un pochino queste zone meno conosciute proprio perché la gente preferisce trovare dei posti E nascosti. Noi allora abbiamo noi, diversi segreti da allora Filippo, mostrare noi queste in parti. parte glieli possiamo far vedere oggi, poi in parte li invitiamo a venire quando ci Certo, sarà la sì. possibilità. Certo. Tanto i saluti anche di Emilia, di Anna, Grazie. di Massimo che dice buongiorno dal sagrestano di questa bella chiesa di San Martino. Esatto, suo figlio. Che è tuo figlio, che è Sì, tuo sì, sì. figlio, Ciao buongiorno. Massimo! Allora, Ciao! Flavio, c'è anche tuo figlio, Sì, e ecco, ci siamo. questa è una chiesa gioiello, vero? Sì, gioiello, veramente. È una delle chicche che abbiamo nella Valsolda. Come ha Assolutamente. detto Filippo prima, che ci sono delle grandi strutture come si può dire, lui Purtroppo è purtroppo vero, un po' di... strutture, ma anche architettoniche, perché abbiamo la famiglia Fontana, che Esatto. anche loro sono andati in giro per l'Europa, no? Tu spiega Sì, meglio di me ah, che sì, sai, beh, i ecco, i Fontana, i Fontana, che Merlini, architetti, i Merlini. Paacca che hanno lavorato fino in Sì. Lituania,
E tu allora, Filippo, devi facci vedere altre, magari altre cose, noi torniamo con piacere a valorizzare questo territorio promesso, perché guardate, perfetto, ragazzi, questa è una cartolina naturale che io credo non ha bisogno di commenti, meraviglia, tra l'altro oggi è una giornata super, davvero. Ecco, scusami se mi permetti, e se il pubblico vuole saperne di più può andare appunto a visitare, mettere un like e condividere la nostra pagina di Ceresio Cinque Valli Turismo. E per gli operatori turistici e anche per le amministrazioni e gli enti che dovrebbero iniziare a collaborare con questo progetto, il sito www.insiemeturismo.com, dove è spiegato tutto il progetto. Quindi valorizziamo la Valsolda, guarda, la Valsolda è tutta e il Ceresio, valorizziamo, esatto, il Ceresio. Intanto anche Cinzia dice: bene, buongiorno, io non sapevo dell'esistenza, ecco. Ma nemmeno io, Cinzia, quindi sono posti segreti, stai sono serena, segreti che vogliamo vogliamo valorizzare. Buongiorno anche a Ettore, dice: io sono disponibile come fotografo, qui è meraviglia. Vabbè, saluto Ada con affetto, dice: grazie che ci fate questi spettacoli valorizzandoli. Emilia l'abbiamo già salutata. Lorenza: Ceresio Cinque Valli Turismo, saluto ancora Ada. E bene, allora, bene. E adesso la chiesa. Andiamo in chiesa. Chiesa di San Martino, speriamo chiesa che tenga la connessione. Che esiste già da tempi antichissimi, addirittura dai tempi dei Longobardi, poi rifatta diverse volte, l'ultimo in maneggiamento cinquecentesco, ecco, dove viene riorientata, perché questa una volta era l'abside, poi viene girato, e dopodiché una chicca che possiamo far vedere, ad esempio, è il simbolo dei Bossi. Quello lì, esatto, si vede su in cima. Sull'ingresso, si vede, esatto, questo agnello con crocifero, che ha un portacroce. Ma vedete? Sì, sì. Adesso amici, andiamo, vi porto dentro perché sì, mi dicono che veramente c'è qualcosa di meraviglioso da vedere. Allora, Maria Maddalena dice: fantastico posto, adesso posso aggiungere. Siete pronti? Eccoci qua. Parliamo adagio perché... Sì, 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 sì. Ecco. Guardando la volta... Oh ragazzi, questo di oggi è veramente super spettacolo, come dice Oliver, un saluto anche a Nazareno, anche Porlezza dice bellissima, è vero, l'abbiamo visto anche Porlezza l'anno scorso, certamente. Adesso si capisco vede. Perché si chiama la Cappella Sistina. Prima di tutto perché ci sono dei lavori bellissimi dei Pozzi, quattro fratelli Pozzi che venivano da Puglia, che hanno frescato tutto il presbiterio, con le storie di San Martino e i 12 Apostoli. E poi guardando in alto vediamo tutta la volta affrescata da Paolo Pagani, che era proprio di Castello e ha lavorato ovunque in Europa, in Polonia piuttosto che pazzesco, in Repubblica bellissimo. Mimma, saluti a te, anche a Melissa che apprezza questo capolavoro straordinario, la chiesa di San Martino a Castello, esatto, qui in Valsolda. E poi sì, sì, perché giusto, non vi vogliamo far mancare nulla, c'è uno splendido organo dei fratelli di Reina, e c'è la vetrata con San Martino, sì, giusto? Col Carlo martello Forni, esatto, sì, sì. Quella è una vetrata novecentesca, vetrata bellissima, sì, 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 sì. Questo è sì, l'organo, devo dire che, sì, guarda, sì, quanta sì, gente sì, che sta facendo, in che stile è, ci chiede Ada, qui siamo nel barocco, barocco, sì, vero? Sì, barocco, sì, 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 assolutamente. Ok, e Danila, saluti anche a te, poi salutiamo Tiziano. Il progetto della volta è una storia iconografica. Praticamente qui abbiamo l'Assunzione di Maria in mezzo a una pletora di santi. Cerco di far vedere. E sì, questa è la sommità di questa storia. Da un lato abbiamo la storia dei pagani, dall'altro abbiamo invece la storia degli ebrei, dei cristiani, no? Quindi tutto comincia con la romanità, e la vediamo da questa parte. Vediamo l'impero romano, vediamo l'imperatore che condanna le tre sante. Interessante che vediamo anche nella parte sotto, questo è un dipinto dei Pozzi Vignoa, Pozzi, famiglia Pozzi di Valsolda, questi pittori che abbiamo già incontrato, e prosegue, mamma mia, con tutta la via praticamente dei pagani, che però alla fine, anche con i filosofi, io credo che pochissimi sappiano, pochi insomma, sì, sì, e quindi il nostro scopo è quello di dare veramente, certo, piena valorizzazione, sì, 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 a questo gioiello, sì, sì, appunto barocco, come dicevi appunto tu, del nostro territorio, esatto, qui a Castello, esatto, di Valsolda. E tra l'altro mi diceva il signor, come si chiama? Signor Flavio. Flavio, scusa, che alla domenica qui c'è la messa. C'è la messa, sì. C'è la messa, c'è vero? La messa. Ancora, quindi parlo, ecco, durante l'estate questa chiesa è aperta. È aperta durante l'estate. D'inverno invece solo il sabato e domenica. Ok, ci salutano in tantissimi.
Sono contento perché c'è veramente una rispondenza incredibile dei nostri ascoltatori. Nazareno dice: visitate tutto il nostro territorio che è spettacolare. Lo stiamo facendo da un anno grazie a questi ragazzi qua di le guide di Mondo Turistico. Faccio vedere ancora la tua foto. Anche perché abbiamo dato dimostrazione oggi che con la guida il percorso vale di più. Ma lo dico perché loro sono degli amici, loro sono dei bravissimi professionisti, e fare un tour con loro vedi tante cose. Brian, volentieri. quando sarà possibile però veramente se siamo in zona gialla è sempre possibile, quindi siamo purtroppo in zona arancione quasi rosso. Allora Ada, mi sembra di vederla, e il saluto ad Alberto, a Virna, a Maria Maddalena, dice sono senza parole. Danila, Tiziano, Mimma, insomma tanti che hanno apprezzato. Allora ve la faccio rivedere prima di uscire. E ancora una piccola chicca iconografica: dall'altra parte abbiamo la storia dei cristiani che parte da Adamo ed Eva fino al Nuovo Testamento. Vedete quello che indica in alto è San Giovanni Battista. Ah sì sì, ok, è okay. Colui il quale indica la via, e indica non la è via. Lì a caso, perché un tempo era dedicata a San Giovanni Battista questa chiesa, e poi si trova sopra la cappella della Decollazione del Battista, sempre nei nostri pozzi, Pietro Pozzo detto il Vignola. E sotto, molto molto bello, il paliotto in scagliola, la scagliola di cui abbiamo già parlato, finto marmo, anche questo sicuramente di autori intelvesi. Molto bene, Alberto dice che Valsolde e Val d'Intelvi nei secoli una fucina di scultori e di pittori, ma anche architetti, in tutto il mondo conosciuti, giusto Alberto? Poi Clara dice: sei in un posto romantico, vengo anch'io, ciao, un saluto, grazie da Nazareno. E Ada, che è una nostra amica non vedente ma che ci segue sempre, dice: però non è difficile il percorso. In effetti venire qui per una persona con disabilità non è facilissimo, ma ci si arriva, Ada, ci si arriva assolutamente. C'è una salita. Possiamo accompagnarvi. Anna Maria, grazie, un gioiello, grazie per farmi partecipe. Allora, molto bene. Abbiamo fatto vedere l'interno di questa straordinaria chiesa. Perché dice Ada, prima era San Giovanni e adesso San Martino? Perché con il cambio di dominazione dai Longobardi, che avevano come santo il Giovanni Battista, che era molto popolare, passa ai Franchi, che venendo dalla Francia sono molto devoti a San Martino di Tours, primo vescovo di Tours in Francia, e quindi da lì cambia la dedicazione. Grazie di avercela aperta, perché questo è un gioiello. Io veramente dico grazie, perché sono queste piccole chicche che poi alla fine fanno anche un po' la differenza per chi ci sta guardando da casa. E quindi ve lo ricordiamo, San Martino a Castello di Valsolda, fate una bella gita e vedrete che ne vale davvero la pena. In mezzo alla natura, questo è l'inizio e l'ingresso della piccola chiesa. Noi usciamo e chiudiamo da qui, dal piazzale, da dove abbiamo iniziato il nostro tour di oggi, con Brian, con gli assistenti che ci hanno dato una mano veramente spettacolare, caro. Grazie a voi. Facciamo rivedere il balcone. Quando si dicono la Sighignola, il balcone d'Italia, no? Sì. Però anche questo non è da meno, giusto? Esatto. Perché ragazzi, questo è uno degli scorci più belli, più romantici del lago Cerese. Sì, questo è veramente sì, assolutamente qui dove sì. Dove si portano gli amici a far vedere quanto è bello il nostro lago. Ecco, oggi poi c'è un po' di foschia, ma soprattutto d'inverno invece qua si godono dei tramonti veramente. Allora, se volete fare delle belle foto, venite qui. Ciao anche a Clara. Hai fatto il giro turistico? Certo, oggi sicuramente. Un saluto ad Ada, che ha apprezzato anche la tua risposta, caro Brian. Bene, chiudiamo qui. Grazie, perché la Valsolda e il Ceresio in modo particolare forse ha delle cose che ancora non conosciamo. Sì, ma le esploreremo tutte insieme. Perfetto. E allora grazie anche da parte di Maria Maddalena, che ha apprezzato questa nostra visita. Grazie. Allora, ricorda Filippo. Sono Filippo. Il sito. Il sito è www.insiemeturismo.com, mentre la pagina Facebook e anche il canale Instagram di Ceresio Cinque Valli, della destinazione Ceresio Cinque Valli, scritto 5 scritto in cifra. E lì potete c'è la nostra amica Lorenza che ha già scritto anche lei. Perfetto. Okay, poi sicuramente condivideremo questo video. Bravo. Sui nostri canali. Quindi anche mi fa piacere. Un saluto a Nazareno, che dice: sempre stupendo da Castello. E qui è stupendissimo. Non stupendo, stupendissimo. Il Ceresio sotto di noi. Grazie per averci aperto, Flavio, la chiesa, perché è stato uno spettacolo veramente pazzesco. Grazie a tutti dal Ceresio.